Allora, buongiorno, io sono il luogotenente De Marco Roberto, comando la sezione operativa volante del nucleo operativo del gruppo di Sibari. Ora, riprendendo il concetto che ha espresso il comico Vignani, in pratica parlare di evasione fiscale non si può non partire dall'articolo 53 della Costituzione. Sicuramente voi l'avete già trattato nel corso degli anni di questi studi e, come diceva appunto Vignani, che ricordava, tutti dobbiamo partecipare alle spese pubbliche e quindi garantire un flusso, diciamo, finanziario periodico e costante allo Stato per far sì che lo stesso Stato possa garantire delle prestazioni, insomma, il proprio, innanzitutto possa funzionare e quindi garantire quelle che sono quello che è la spesa pubblica nei confronti di tutta la collettività, a vantaggio di tutti quanti, noi. Dicevo quindi che l'evasione fiscale è, diciamo che il sistema fiscale italiano è basato sul cosiddetto principio dell'autotassazione. Che significa? Che ogni contribuente, in pratica, sempre per dichiarare all'amministrazione il proprio reddito, deve adempiere ad una serie di obblighi che sono previsti dalla normativa tributaria e quindi presentare la dichiarazione dei redditi annuale, calcolare il proprio reddito, quindi dichiarare all'amministrazione il proprio reddito ogni anno, su questo reddito applicare le aliquote previste dai vari settori impositivi e quindi l'aliquota IRPEF prevista per scaglioni di reddito, in questo caso parlo di contribuenti, persone fisiche più che altro, e dopodiché, cosa non meno importante, le imposte che vengono liquidate, indicate in dichiarazione, quindi devono poi essere pagate, perché se non vengono poi versate si entra in un contesto di evasione che si chiama, e poi lo tratteremo più in là, evasione da riscossione, una forma che sta prendendo piede negli ultimi anni, grazie anche, anzi non tanto grazie, quanto a causa della crisi economica che sta attanagliando il nostro paese e l'intera comunità europea, oltre che mondiale. Quindi dicevo, chi non dichiara, commette e diventa quindi evasore fiscale. Evasione fiscale che, sapete benissimo, è una condizione che determina una serie di conseguenze negative, diciamo innanzitutto altera il mercato, l'economia nazionale, perché chi evade le imposte, parlo di società in questo caso, operatori economici, determinano una concorrenza sleale nei confronti di quelle imprese invece che le tasse le pagano, le imposte le pagano perché sopportano dei costi maggiori, quindi sapete benissimo che chi sostiene dei costi maggiori per offrire un bene, un servizio alla collettività, ai clienti, diciamo che sostiene dei costi maggiori, quindi automaticamente il prezzo di vendita del proprio prodotto è maggiore rispetto a chi evade le tasse e questo, diciamo, determina, questo, come dicevo prima, una diseguaglianza nel mercato, diciamo, quindi una concorrenza sleale da parte di chi evade le imposte. Ora, l'evasione fiscale è un concetto abbastanza ampio, al cui interno sono, diciamo, nascoste, tra virgolette, ma possiamo distinguere varie forme di evasioni. Abbiamo l'evasione di massa, che è quella che abbiamo visto nel film di Certola Qualunque, insomma, dove chi ha rapporti con la clientela in maniera abbastanza notevole, nel senso che diciamo, ha contatti diretti con tutta la clientela minuta, può diciamo, evadere le tasse con comportamenti elementari. E parliamo quindi di ditte o soggetti economici minimi che hanno rapporti, ripeto, con una vastità di clienti e quindi i lavoratori autonomi, ditte individuali e quant'altro, e che possono commettere l'evasione non documentando il corrispettivo che incassano giornalmente, insomma, no? Basta pensare allo scontrino fiscale. Chi non emette lo scontrino fiscale non è, come diceva, che arriva la Guardia di Finanza contro il cliente o contro... lo si fa il controllo sugli scontrini fiscali per far sì che i soggetti che sono obbligati ad emetterlo emettono lo scontrino e poi a fine anno dichiarino quello che hanno incassato nel corso dell'anno, perché diciamo, determinerebbe il reddito complessivo. La stessa cosa per le ricevute, per le fatture, eccetera. Poi abbiamo l'evasione complessa. L'evasione complessa viene posta in essere dalle società diciamo grosse, persone giuridiche che hanno dei volumi d'affari rilevanti, parliamo di volumi d'affari che vanno oltre i 50-100 milioni di euro, quindi stiamo parlando di realtà economiche enormi, che pongono in essere delle operazioni che sono sofisticate e quindi si parla di evasione complessa perché per ricostruire queste fenomenologie bisogna dedicarci un po' più di tempo, insomma lo scontrino fiscale basta andare in giro sul territorio e la pattuglia ci mette 10 minuti per fare un controllo in materia di scontrini. Trovare un'evasione complessa tra società che operano in maniera abbastanza per dimensioni molto rilevanti diventa un po' più, diciamo, complicato, ci vuole un po' più di tempo, ci si riesce pure, ma insomma bisogna dedicare un po' più di tempo. Abbiamo poi una forma di evasione
che è quella internazionale. Ora con la globalizzazione sapete benissimo che in Italia ci sono aziende con partecipazione straniera, in Europa ci sono società che hanno partecipazione, diciamo, italiane, per cui insomma c'è uno scambio di sedi che in alcuni casi viene fatta in maniera fraudolenta. Insomma, poi sapete che bisogna pagare imposti in Italia per chi opera in Italia e chi produce reddito in Italia. Ovviamente se chi produce reddito in Italia, società italiana, che finge di avere una sede e quindi l'interesse maggiore in uno Stato europeo che ha un'applicazione, una normativa fiscale agevolata, ovviamente produce reddito in Italia, non paga le tasse in Italia, le va a pagare magari in Croazia, perché in Croazia paga il 10%, in Italia ne paga il 40%. Però questo che succede? Tutte queste forme di evasione vanno in pratica a determinare, a inasprire la pressione fiscale in Italia, perché insomma se lo Stato deve erogare 1.000 e ne incassa 500, le altre 500 ma per differenza deve cercare di recuperarle inasprendo la pressione fiscale, quindi andando a incidere su quei soggetti che invece le tasse le pagano sistematicamente, quindi in maniera regolare. Poi abbiamo, per parlare ancora di evasione, dicevo prima che l'autotassazione, quindi i soggetti devono dichiarare il reddito, calcolare le imposte e poi, dicevo, bisogna andare anche a versarle. Se questo non si fa, si parla di evasione da riscossione. La riscossione è quella fase del procedimento tributario in cui il contribuente versa materialmente le imposte allo Stato. Quindi abbiamo una evasione, in questo caso, da riscossione spontanea, e abbiamo il contribuente che dichiara il reddito ma non versa. Poi abbiamo l'evasione della riscossione coattiva. Voi sapete benissimo, fino a poco tempo fa c'era Equitalia, adesso Equitalia non c'è più, c'è Agenzia Entrate e Riscossione. Nel momento in cui un contribuente non paga le imposte, viene scoperto dall'agenzia, in cui la Guardia di Finanza e quindi dall'amministrazione finanziaria, si attiva tutta una serie di procedure cosiddette esecutive per poter poi recuperare il credito che lo Stato vanterebbe nei confronti del contribuente. Nel momento in cui un contribuente dichiara il reddito e non versa le imposte, gli arriva la cartella esattoriale, parte la procedura esecutiva, in questo caso il contribuente che cosa fa generalmente? Ne abbiamo trovate tante di questi esempi. Pone in essere una serie di comportamenti fraudolenti, vendite simulate, eccetera, per far sì che il proprio patrimonio venga, diciamo, dissimulato, venga azzerato, azzerando in questo caso la possibilità da parte dello Stato di recuperare quello che è il suo credito. Quindi abbiamo evasione da riscossione spontanea e evasione da riscossione coattiva. Per finire il concetto di evasione, parlerei in pratica velocemente dell'elusione fiscale o abuso del diritto. L'elusione fiscale in pratica si colloca in un arco temporale tra il lecito risparmio d'imposta e l'evasione fiscale. Ci sono delle operazioni che possono essere, cioè la normativa tributaria prevede che si possono porre in essere alcune operazioni, non so, fusioni societarie, scioglimento di società e quant'altro, liquidazione eccetera, ma alla base di queste operazioni ci deve essere una valida ragione economica. Anche tra rapporti tra società italiane con società collegate all'estero, se vengono poste in essere operazioni previste dalla norma ma senza ragioni economiche valide, vengono quindi in questo caso attuati dei risparmi d'imposta, questo risparmio d'imposta diventa elusione fiscale perché è un risparmio d'imposta in debito. Lo prevede la normativa, ma a determinate condizioni. Quindi quando queste condizioni non vengono rispettate, si entra nel campo dell'elusione fiscale, che è una forma un po' più sofisticata. Diciamo, l'elusione fiscale lo si trova nelle grosse, come dicevo prima, nell'evasione complessa, perché o nell'evasione internazionale, insomma siamo già a livelli di evasione abbastanza sofisticata. Ora, non so, adesso potrei parlare in pratica di quelle che sono. Infatti dicevo prima il tenente che noi in pratica controlliamo sia le entrate, perché la Guardia di Finanza come polizia economico finanziaria è il compito principale è questo, controllare le entrate, perché voi sapete, fate ragioneria, quindi parliamo di bilanci, il bilancio dello Stato è fatto come tutti gli altri bilanci, è uguale, insomma viene calcolato in maniera un po' diversa, però è fatto da entrate e uscite in pratica, quindi quando si parla di entrate noi Guardia di Finanza e l'amministrazione finanziaria in genere
a tutela delle entrate, che cosa fa? Pone in essere una serie di controlli, verifiche fiscali, eccetera, per far sì che i contribuenti abbiano eventualmente pagato, che controllare che abbiano pagato eventualmente il dovuto. Da parte della spesa pubblica, come diceva prima il tenente, noi controlliamo che le uscite, no? Che vengono poi, che lo Stato, cioè, le prestazioni che lo Stato eroga vengono effettivamente diciamo percepite, quindi da parte di soggetti che ne hanno titolo. L'evasione fiscale, dicevo prima, se non si paga, se io dichiaro non dichiaro nulla e mi pongo in una condizione di evasione, quindi di non percepire nessun tipo di reddito, posso usufruire di quelle prestazioni sociali che lo Stato eroga a chi effettivamente il reddito non ne ha. Faccio un esempio banale, i ticket sanitari, no? Chi va a fare un'analisi all'ospedale o una visita specialistica tramite le ASP del territorio lo può fare, ma deve pagare il ticket sanitario se ha reddito. Se dichiaro nulla, io il ticket sono esentato, ma sono esentato come chi effettivamente non ha nulla. È nei confronti di questo che lo Stato eroga queste prestazioni, non nei confronti di chi invece nasconde il reddito che ha. Dovremmo finire, perché io sento dire spesso e volentieri, lui è furbo, non paga le tasse, non è furbo, è un criminale, perché insomma si parla di illegalità, cioè non criminale in senso di criminalità organizzata, perché poi è un altro tipo di discorso, ma si parla di illegalità, cioè è un dovere che tutti i cittadini devono adempiere, e quindi chi non lo fa automaticamente si pone in una condizione di illegalità. Vabbè, niente, andiamo un po' oltre, non so se avete voglia di sentire altri 10 minuti. Posso fare una domanda? Sì. Riguardo l'evasione complessa, immagino che sia un problema di rapporti con la criminalità organizzata, che investe sicuramente anche l'intervento di altre forze di polizia. È previsto un coordinamento a livello nazionale, regionale, perché immagino che voi vi muovete sul fronte economico-finanziario, però spesso si intrecciano con fatti di criminalità anche spicciola, voglio dire, di delitti di sangue spesso, con anche lì di vario tipo. Se può darci qualche indicazione su questo aspetto, insomma, che credo sia... Ma come attività ispettiva fiscale non c'è un coordinamento con le altre forze di polizia, nel senso che l'attività fiscale noi la facciamo in base ad una programmazione, che infatti adesso farò dei brevi cenni su questa attività. Ci sono sicuramente coordinamenti a livello nazionale per quanto riguarda il contrasto alla criminalità organizzata, e allora in questo caso si rientra in un altro aspetto, diciamo, operativo, che riguarda altre componenti sia del corpo e sia della polizia, carabinieri e quant'altro. Noi come Guardia di Finanza abbiamo ultimamente, possiamo utilizzare non soltanto noi ma anche polizia e carabinieri, ma noi siamo un po' più specialistici perché si parla di attività economico-finanziaria. C'è un decreto, il 159 del 2011, cosiddetto decreto, testo legislativo antimafia, dove hanno il legislatore, per contrastare fenomeni evasivi, tra virgolette, connessi a criminalità organizzata, ha diciamo, concesso una serie di poteri alla Guardia di Finanza, anche oltre agli altri organi di polizia, ma noi siamo, ripeto, più specifici, più specialistici, per poter aggredire i patrimoni illecitamente, diciamo, costituiti da parte di queste criminalità da questi criminali, insomma, e quindi della criminalità organizzata. C'è tutta una serie di procedure, possiamo fare degli accertamenti patrimoniali nei confronti di soggetti che hanno avuto precedenti di natura, appunto, di antimafia, insomma, quindi reati specifici, oppure soggetti che l'evasione fiscale, ultimamente anche per l'evasione fiscale è previsto il concetto di pericolosità sociale, e nei confronti dei quali noi possiamo attuare e attivare le procedure, le misure di prevenzione, quindi andare a sequestrare i beni quando il soggetto ha un reddito non congruo e che si è posto già in situazioni precedenti di evasore fiscale già attenzionato da noi e già conclamato. Quindi abbiamo questi, ci sono delle misure. Poi il contrasto della criminalità organizzata è un po' un discorso un po' no, questo lo facciamo, è previsto, c'è la normativa che prevede lo scambio di informazioni quando loro, anche perché per esempio noi possiamo attenzionare il soggetto che fa usura. L'usura è un'attività illegale, no? Fa parte dell'economia sommersa, ma è economia illegale, non è un evasore fiscale, però essendo economia illegale, nel momento in cui i carabinieri fanno un'indagine, la polizia con l'altro, e arrestano, sequestrano, fanno quello che devono fare nel settore dell'usura, sono obbligate, tra virgolette, per norma, a comunicare a noi i dati che hanno rilevato, perché con l'usura il reddito che, tra virgolette, illegale, che viene reperito dal soggetto, deve essere tassato. Viene tassato, c'è la tassazione dei proventi illeciti che è previsto da norme, e quindi c'è lo scambio, in questo caso sì, ci sono scambi di informazioni tra
forze di polizia che operano nel settore della criminalità organizzata, tra l'altro lo facciamo anche noi, e noi per quanto riguarda l'aspetto specifico tributario, però per le contestazioni fiscali di quel reddito illecito che viene eventualmente percepito, traffico della prostituzione, estorsione di stupefacenti, estorsione e quant'altro, si può aggredire questo patrimonio e sottoporlo a tassazione con le procedure poi previste da parte della normativa fiscale. Che ha riconosciuto quella falsa CIE come CIE effettiva. Quindi probabilmente, sappiamo poi che queste commissioni vengono nominate ovviamente dall'organo politico, eccetera, eccetera, non sarebbe meglio andare a cercare di frenare a monte questo fenomeno proprio nel momento in cui, quindi andare a monitorare attentamente l'attività di queste commissioni, già quando concedono questo tipo di benefici, che poi portano diciamo a questi trasferimenti. Quando ci sono motivo di ritenere che ci sono delle situazioni illecite e noi le veniamo a conoscenza, l'indagine viene fatta con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione. Il falso cieco, c'è un medico che ha attestato il falso. Sì, però siccome parliamo di una platea enorme di soggetti che possono eventualmente fare questo tipo di attività, ripeto, nel momento in cui veniamo a conoscenza che c'è il medico X o c'è la commissione Caio che fanno certi tipi di attività non tanto legali, se parte l'indagine parte con tutti gli strumenti possibili e in quel caso si riesce, perché a valutare un certificato medico di un medico, anche i medici stessi tra di loro nel valutare non è che... Cioè. Probabilmente questa attività di prevenzione va fatta anche nel momento della nomina di queste commissioni, perché ma non riguarda voi ovviamente, insomma, giusto per... Diciamo in questo ambito due cose mi vengono in mente, che da un lato è chiaro che le condotte... di una commissione che attesti il falso nell'ambito di un falso invalido in quanto cieco, chiaramente possiamo individuarle nella falsità, quindi nei reati contro la fede pubblica e quindi automaticamente potrebbe anche esserci un risvolto corruzionale, perché può esserci anche un rientro di soldi da parte della commissione dello stesso falso invalido. Il problema principale qui, parliamoci chiaramente, è la prescrizione. Perché? Perché chiaramente la maggior parte delle volte, lo vedete nei telegiornali, non è semplice prevenirlo e quindi è più facile reprimerlo, però automaticamente viene fuori anche dopo diversi anni, quindi purtroppo è prevista la prescrizione e quindi poi quelle condotte penalmente rilevanti saranno quasi sicuramente prescritte. Quindi è difficile effettivamente procedere a un'attività di prevenzione, anche perché manca una comunicazione, non è che la nomina della commissione con la visita di accertamento viene comunicata in un tempestivamente contestualmente alle forze dell'ordine che possono controllare. Chiaramente poi ci rimettiamo alla buona fede e alla professionalità dei singoli professionisti, questo sicuramente. Quindi altri 5 minuti il luogotenente De Marco vi rappresenta perché questo è importante, perché per due motivi. Principalmente perché la gente, la collettività, i cittadini dicono sì, ma perché verifichiamo questo soggetto, perché non ve la prendete con le grosse società che evadono, ve la prendete con il singolo geometra o il singolo libero professionista che va a svolgere un'attività e verifichiamo sempre il piccolo, non chiaramente il pesce grande, no? Datemi la possibilità di utilizzare questo termine. E il luogotenente Marco vi farà capire adesso come funziona la nostra attività di verifica, almeno cercherà di sintetizzarlo al massimo, con la ripartizione delle competenze, cioè per farvi capire che la Guardia di Finanza di Sibari, in quanto reparto territoriale, può procedere con la verifica di determinati soggetti, ma non può procedere andando a verificare. Qua non è il caso, ma pensiamo se la Coca-Cola aveva sede legale o una sede amministrativa operativa a Trebisacce, una grossa azienda. Quindi c'è una ripartizione anche interna di competenze.
Allora, dicevo tempo fa in una scuola, sempre se non sbaglio qui a Trevisan, c'è il liceo scientifico, un comandante di un reparto nostro, territoriale, non è che la mattina va in ufficio e decide di verificare la ditta Tizio Caio così a sua discrezione. Per programmare l'attività ispettiva di tutto l'anno, noi ogni anno a dicembre in pratica elaboriamo dei dati che vengono raccolti dalle pattuglie sul territorio tutto l'anno in pratica, costantemente insomma, basta pensare, non so, faccio un esempio banale, i baschi verdi, che abbiamo un collega qua, Quinto, che è uno di loro, quando fermano delle macchine di grosse cilindrate, per esempio, faccio un esempio banale, fermano la Ferrari che gira a tre bisacce per strada, identificano il soggetto che guida questa macchina. Questo dato, la macchina, il soggetto, la titolarità e quant'altro, viene inserito in una banca dati, si chiama COEL, ed è il controllo economico del territorio. Questa banca dati che cosa fa? Analizza trasversalmente il dato e lo va a confrontare con i redditi dichiarati, con gli altri atti che risultano nelle banche dati dell'amministrazione fiscale, e nel momento in cui il possesso di questa macchina non è giustificato dal reddito che dichiara, automaticamente emerge il dato con un semaforo rosso, a noi ci indica che c'è un dato che non è congruo. Quindi questo più tanti altri dati che possiamo elaborare, se volete vi faccio una carrellata di banche dati che abbiamo a disposizione, ci dà la possibilità di scegliere gli obiettivi nei cui confronti attivare la procedura, la verifica fiscale che diceva prima il tenente. Ogni reparto ogni anno ha un carico operativo che deve compiere, deve finire, deve completare entro l'anno, e quindi deve fare una serie di attività di controllo sul territorio nei confronti delle aziende che operano nella propria circoscrizione. Quindi c'è una fase di programmazione dell'attività che è molto seria, perché a noi ci consente di arrivare nell'obiettivo, tra virgolette, in maniera già chiara, sappiamo già dove stiamo andando e che cosa andremo a trovare. Vi faccio un esempio senza fare riferimenti normativi. Tempo fa abbiamo fatto diciamo un'analisi cosiddetta di rischio dalle banche dati ed è emerso fuori una società che nel bilancio presentava, che ne so, costi di acquisizione di beni e servizi eccetera per 2 milioni di euro, nella dichiarazione annuale ai fini dell'IVA presentava costi imponibili, costi diciamo che determinavano una detrazione d'imposta, 3 milioni di euro per tutti e tre gli anni diciamo verificati da noi dalle banche dati. Automaticamente nasce, si accende la lampadina, c'è qualcosa che non quadra, perché insomma di solito nelle società i costi di fine del reddito con i fine dell'IVA più o meno si equivalgono, quindi siamo lì, non c'è una discordanza di un milione e mezzo di euro. Questa società è stata verificata e da lì è venuta fuori una grossa forma di evasione, insomma parliamo di indebita compensazione di crediti IVA, perché in pratica venivano notate delle situazioni inesistenti in contabilità, quindi nel libro giornale, però queste annotazioni non venivano rilevate ai fini del reddito, ma finivano soltanto rilevate nel registro IVA, quindi determinavano un credito IVA inesistente che veniva compensato poi con tutto quello che doveva pagare, alla fine non pagava nulla. E quindi dalle banche dati riusciamo già a stabilire il soggetto che deve essere attenzionato. Poi viene fatta una elencazione di questi soggetti con le motivazioni a fianco per ciascuno indicate, che ci spingono ad attenzionare il soggetto. Vengono approvate queste, vengono sottoposte al vaglio dell'autorità di vertice, quindi il comando provinciale, e se ritiene il comandante provinciale che le motivazioni dal comandante proposte per poter fare questo tipo di verifica, quindi analisi di rischio fatte e quant'altro, sia sufficiente o comunque sia idoneo, dice sì, effettivamente avete ragione, approva il piano. Se, altrimenti il comandante per aprire le verifiche non è diciamo tra virgolette autonomo proprio, insomma deve fare una serie di valutazioni oggettive, rilevabili appunto dalle nostre banche dati o da notizie assunte nel corso dell'anno, ripeto, anche quando andiamo a prendere il caffè al bar, insomma, a volte capita di sentire persone che parlano di fatture al telefono, magari con qualcun altro, allora là, dice ma poi andate al bar a prendere il caffè e vi fermate? No, noi stiamo sempre lavorando, siamo sempre, abbiamo l'orecchio bionico, stiamo sempre lì a ascoltare, insomma, pure quando pranziamo, a pausa pranzo, quando ci sono soggetti che si collegano tra di loro. E poi una cosa importante, noi abbiamo una... Diciamo, in quanto amministrazione pubblica, come per tutti esiste la Costituzione e le leggi che hanno un'efficacia erga omnes e che comunque hanno un'efficacia nei confronti di tutti i cittadini o residenti nell'ordinamento italiano, chiaramente noi abbiamo delle circolari interne, no? Circolari che effettivamente hanno un effetto interno solo per noi, forza cioè appartenente all'amministrazione della Guardia di Finanza, e che potrebbero avere un effetto esterno soltanto in caso di responsabilità del singolo che agisce, no? Nei confronti della mancata applicazione o nell'errone applicazione, se la nostra condotta comporta un'attività
tra virgolette illecita o comunque non coerente con quanto indicato in circolare, potrebbe esserci la manifestazione esterna in termini di risarcimento del danno, ad esempio. Questo perché? Per farvi capire che chiaramente noi non agiamo liberamente, ma seguiamo delle direttive interne e il rispetto della legge come la rispettate voi. E questo perché vi ho fatto questo passaggio? Perché è una cosa importante che dovete capire, la collaborazione. Ecco, mi ricollego a quanto diceva la dirigente diceva: ma voi siete con noi o contro di noi? Noi siamo con lo Stato e con voi a tutela di tutti, però dovete pensare che il singolo cittadino deve collaborare, deve automaticamente informare, deve aiutare, siamo sulla stessa barca con diversi compiti, ma ci troviamo nello stesso Stato e sullo stesso territorio. E questo perché ho detto questo? Per collegarmi all'attività di verifica, perché è previsto che in sede di programmazione delle verifiche gli elementi, come ha detto il collega, possono essere o quello che si rilevano dalle banche dati in uso al corpo o da informazioni prese ad esempio sul territorio, come abbiamo già indicato. Però un altro elemento che è possibile, che può motivare o giustificare la programmazione di un determinato soggetto, è quella di un esposto. E la circolare interna che disciplina l'attività di programmazione e di verifica della Guardia di Finanza indica precisamente che gli esposti anonimi non possono essere la fonte che giustifica esclusivamente un'attività di verifica. Quindi se noi ad esempio non abbiamo nessun elemento alle banche dati, non abbiamo nessun riscontro sul territorio o agli atti del reparto, ma abbiamo un semplice esposto anonimo, quell'esposto non può da solo giustificare o motivare la programmazione di una verifica. Quindi comporterebbe ulteriori attività che non sempre riescono a corroborare quanto indicato nell'esposto e quindi a permettere l'inizio di un'attività di verifica. Questo quindi, alla fine, concludendo il mio discorso e collegandomi a quanto detto prima, ricordatevi che metterci la faccia e quindi la firma e quindi sottoscrivere un esposto presentandosi, generalizzando l'esponente, è fondamentale per due motivi. Uno, perché secondo me rende onore a chi lo fa. Due, perché alla fine serve per dare un segno tangibile della collaborazione che è richiesta per sollevare questo paese e per farlo continuare sempre in positivo, e tre, sicuramente perché potrebbe rendere, in questo caso, nel caso specifico, utile e motivato la possibilità di programmare un'attività di verifica, perché diversamente un esposto a firma giustifica o potrebbe motivare di per sé anche solo l'attività di verifica, e comunque risulterebbe più semplice fare degli approfondimenti, perché noi possiamo chiamare l'esponente, semmai pensiamo a un esposto pervenuto via raccomandata e non con la persona che si è presentata presso il gruppo e ha ha sottoscritto il verbale, e quindi potremmo chiamarlo, contattarlo e sentire ulteriori informazioni che semmai l'esponente non ha pensato siano potrebbero essere utili, e invece a noi potrebbero servire per procedere con l'attività di verifica. Quindi chiaramente era giusto un collegamento che ci tenevo a fare per far capire che dobbiamo collaborare a 360 gradi per far sì che la giustizia possa sempre avere il sopravvento. Prego. Conticione. No, è chiaro, bisogna rispettare la legge, e chiaramente fin da subito, voglio dire. No, è normale, è chiaro.
Prima che cambiamo argomento e passiamo al falso nummario e alla contraffazione che ci presenterà il collega, il vice brigadiere Quinto, abbiamo penso parlato della cosa forse principale o comunque che è più attinente a quello che studiate, quindi mi farebbe piacere se qualcuno di voi che sta studiando un argomento in questo momento, che l'ha studiato. Allora, una domanda difficile, se è difficile risponde lui, se è facile risponde lui. Nel momento in cui voi fate dei controlli, no? Sì. Se ci sono delle esenzioni nei confronti dei clienti che magari non hanno richiesto fattura o non hanno consiglio? No, prima c'era una sanzione amministrativa, adesso no, non c'è una sanzione amministrativa, quindi automaticamente... È chiaro che, come diceva il vostro professore, ci vuole una collaborazione, perché effettivamente si ragiona sempre così, no? Il fine della pena, lasciatemi utilizzare questo termine, è quello della prevenzione e repressione della condotta illecita e, tra virgolette, quello rieducativo, parlando del penale. Però nell'ambito amministrativo è chiaro che se uno ragiona, dice vabbè, io a posto di paga 5 pago 3, tanto male che va esco fuori e non rischio neanche di prendere una sanzione, ragioniamo sul fatto che ognuno di noi potrebbe diciamo comportarsi in modo tale da agevolare l'evasione fiscale, tanto non rischia niente, risparmia i 2 euro in tasca. Chiaramente ragioniamo su 2 euro, ma potremmo ragionare su 200, su 2000, su 20.000. Quindi è chiaro che possiamo ragionare a 360 gradi, però il principio è sempre quello. Alla fine, se lo facciamo tutti, penso che andiamo ad agevolare un sistema illecito che comunque si ripercuote alla fine su noi per tutto quello che abbiamo detto e per sulla gestione poi dei soldi pubblici o la mancanza di soldi da spendere. Dicevo, l'evasione e riscossione è stata pure quantificata in parte, perché se si vedono i bilanci, se si analizzano i bilanci di Equitalia negli anni passati, oppure il rendiconto generale dello Stato, delle agenzie delle entrate, eccetera, negli ultimi anni, in base alle relazioni che fanno ogni anno, l'evasione e riscossione si attesta intorno ai 15-19 miliardi di euro, ma ripeto, è quella che non viene, cioè imposte dichiarate e non versate. Quindi c'è anche una, diciamo che è facilmente individuabile, perché l'agenzia, quando fa i controlli delle dichiarazioni, cliccando sul codice fiscale o sulla partita IVA, riesce fuori la maschera, c'è il dichiarato e c'è il non versato, quindi automaticamente fa l'azione di recupero e diventa, diciamo, abbastanza agevole, piuttosto che andare a trovare chi non dichiara nulla, insomma, perché è un po' più